Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi sono veramente felice, felice, felice perché vi porto la recensione di Far Cry 6. Dovete sapere che nonostante ad alcuni i giochi Ubisoft abbiano stancato, per me sono qualcosa di bello. Cioè qualcosa di cui ho bisogno. Cioè io ogni anno aspetto un videogioco Ubisoft. Ok, magari potrei non aver gusti belli secondo voi, ma fidatevi che per come sono fatto io, staccare magari da un Red Dead Redemption 2, come dicevo l'altra volta, da un Sekiro, e passare a un Far Cry 6 per staccare la spina, che secondo me è il capitolo più pazzo della serie, ci sta da paura. Oltre a ringraziare assolutamente Ubisoft per la versione Play 4, Play 5 e il Season Pass che mi sono stati gentilmente offerti, devo ringraziarla per il citare le sue serie. Ci sono cose che fanno proprio emozionare, ragazzi. Non voglio perdermi in ulteriori chiacchiere, ve ne parlerò durante la recensione. C'è un piccolissimo spoiler del prologo, però fidatevi, non vi rovina per niente l'esperienza di gioco perché la mappa è qualcosa di enorme. Neanch'io l'ho ancora finito, ma penso di essere a buon punto. Detto questo, spero di non perdermi in ulteriori chiacchiere e direi di iniziare. Yara è un bellissimo paradiso tropicale, diversificato dai suoi biomi, nella fauna che li abita e dal suo vasto popolo. L'isola è ricca di storia e cultura. Infatti il paese è stato vittima di molte rivoluzioni nel corso dei secoli, in quanto molti uomini potenti si contendevano Yara, considerata da sempre il gioiello dei Caraibi. Anton Castillo è il presidente di Yara. Nel 67 governava suo padre, ma una nuova rivoluzione fece cadere il suo governo. 50 anni dopo, Castillo viene eletto presidente di quello splendido paese e si autoimpone di riportare il paese allo stesso splendore che il suo vecchio gli mostrò. Nel mentre Anton ritiene necessario far seguire le sue orme al figlio Diego, spingendolo a ricevere prima o poi l'eredità di famiglia. Per portare alla gloria il piano di Castillo è semplice. Modificando biologicamente il seme del tabacco si ottiene il viviro, una pianta il cui prodotto farmaceutico cura il cancro, ed ecco che migliaia di paesi busseranno alla porta di Anton per ricevere il farmaco chiamato New Oil, il nuovo olio, ma il dittatore deve ancora brevettarlo. In tutto ciò la produzione del nuovo olio è molto pericolosa, per questo Anton si affida a degli innocenti per piantare e raccogliere il viviro che è estremamente tossico allo stato naturale e porta alla morte. È qui che nasce la resistenza, pronta a guidare una nuova rivoluzione contro un tiranno come Anton Castillo. Ora, io vi ho fatto un piccolo riassunto, le promesse sono buone, anche se la storia sembra scopiazzata da Far Cry 5, tranquilli. È tutta un'altra cosa. Si evolve in modo migliore e a parer mio ad ogni azione di un personaggio c'è una spiegazione. Questo anche grazie ad un protagonista che finalmente non è muto, anzi parla, e mi viene da dire era ora. Questo è il nome del personaggio che controlleremo, che poi avrà sesso maschile e femminile in base alla nostra scelta, di avere una caratterizzazione di tutto rispetto. Far Cry 6 senza dubbio ha la grafica migliore per un titolo della saga, non parlo della versione PlayStation 5, ma più nello specifico di quella di PlayStation 4, che se la si confronta con quella di New Dawn, le texture sono totalmente diverse, sono ben definite, molto ordinate, mai fastidiose e in 30 ore di gioco non mi è mai capitato di vederle incasinate. Riguardo il lato tecnico, devo complimentarmi assolutamente con Ubisoft. Di bug ne ho riscontrati veramente pochi e mai limitanti, anzi qualcuno mi ha anche strappato una risatina. Per quanto riguarda i modelli di gioco non ci sono problemi, ma le animazioni facciali dei personaggi secondari a volte lasciano un po' a desiderare, mentre invece i primari, probabilmente per il motion capture, sono maestosi. Primi su tutti Anton Castillo e suo figlio Diego. Il titolo è molto fluido, non ho mai avuto cali di frame, che è fisso a 60, magari con tante esplosioni a schermo, elementi di gioco, è calato pochissimo, magari sui 58-59, me ne sono accorto tra l'altro dalla capture, perché non è mai stato fastidioso. Quello che mi ha lasciato un po' confuso è la scelta di mettere le cinematiche di gioco fisse a 30 frame. Non so se domani al day one toglieranno questo lock che mi ha lasciato perplesso, ma ci spero con tutto me stesso, almeno per le versioni next gen.
Una cosa che mi ha veramente infastidito è la mancanza del doppiaggio italiano. Non fraintendetemi, a me non tocca minimamente, in quanto apprezzo le performance degli attori. Giancarlo Esposito è stato qualcosa di mastodontico e fenomenale, e l'inglese lo conosco. Ma perché non farlo? Ci sono comunque videogiocatori che preferirebbero giocare senza sottotitoli, in quanto bisogna comunque sia utilizzare i veicoli nel gioco, oppure semplicemente non sono interessati a conoscere l'inglese. Vi prego, non iniziate a dirmi che nel 2021 dobbiamo, per forza, tutti conoscere l'inglese perché è di un'ignoranza abissale e di una presunzione fastidiosissima. Altra cosuccia non proprio eccezionale del gioco sono le accessibilità, ridotte rispetto ai giochi di ora allo stretto indispensabile, che però funziona comunque e non risulta mai qualcosa di molto fastidioso. Per parlarvi del gameplay, dovete sapere che ho impostato la difficoltà a normale e selezionato la modalità azione anziché storia, proprio perché sono curioso della sfida bilanciata che Ubisoft propone. Ebbene, all'inizio, come per ogni gioco, è stata dura, soprattutto contro molte ondate di nemici. Sbloccando nuove armi ed equipaggiamenti, però, riusciremo piano piano ad avere la meglio. La mappa di Yara è incredibilmente piccola. Cioè, ragazzi, guardate qua, mi sembra normale. No, ovviamente sto scherzando, ma c'ero cascato all'inizio. Una volta allontanato lo zoom, notiamo quanto sia enorme la mappa del paradiso tropicale, divisa in territori tra l'altro, con a capo leader scelti da Castillo stesso. Il menu è stato finalmente sistemato e reso molto meno confusionario, diventando accessibile ed intuitivo per tutti i giocatori. Una cosa che salta subito all'occhio è la rimozione del crafting e del classico albero delle abilità. Elementi che negli anni hanno marchiato la saga di Far Cry, e ricordo ancora bene quando dovevo uccidere degli squali con Jason in Far Cry 3 per costruirmi un portafoglio. Ebbene, quella soddisfazione di crearci le cose con le proprie mani non c'è più. Per ottenere nuove armi ci dovremo dirigere da Juan, il trafficante di armi, con il quale baratteremo pesci pescati o pelle di animali in cambio di materiali. Comunque sia, una volta soddisfatte delle specifiche condizioni, l'arma verrà sbloccata e potremo prenderla dal tavolo da lavoro, oppure utilizzare un materiale come l'uranio inattivo che sottrarremo dagli accampamenti dei soldati nemici per fare degli scambi con Juan. Come detto prima, il crafting per equipaggiamento ed armi è stato quasi rimosso. Presente sì, ma ridotto ai minimi termini per potenziare le armi, ed è importante farlo perché, come vedrete da questa tabella, ogni classe di nemico è debole ad una modifica per arma diversa. Con i materiali acquisiti possiamo craftare un silenziatore per il nostro ferro, proiettili perforanti, distruttivi e perfino esplosivi. Insomma, possiamo creare delle modifiche che ci permetteranno di accedere all'arma che fa per noi. Parlando di armi, ce ne sono molte diverse: cecchini, mitragliatrici leggere, fucili d'assalto, lanciarazzi, gli archi, pistole e pistole dotate di scudo. Novità assoluta questa, eh? In più c'è anche il Supremo, una nuova super arma personalizzabile anch'essa a nostro piacimento. È possibile sparare dei missili a mo' di mortaio che agganciano i nemici, rilasciare un cerchio di fiamme, persino utilizzare un doppio salto in aria o planare. Il Supremo si può utilizzare in modo limitato. Per ricaricare questa speciale arma, che alla fine io considero come un'abilità, basta uccidere una quantità di soldati nemici o comunque strutture nemiche come le torrette antiaeree, le quali, se non le facciamo esplodere e decidiamo di volare sopra di esse, ci elimineranno senza difficoltà. Importanti sono anche i vestiti di Dani Rojas. Possiamo infatti decidere cosa indossare sia per estetica che per le abilità. I capi di abbigliamento infatti non alterano le statistiche del protagonista, in quanto, pensate un po', nemmeno esistono. Cioè, le statistiche ci sono solo sulle armi. Quelle sui vestiti lo dotano di importanti abilità passive che possono cambiare le sorti di una battaglia. Ad esempio, possiamo avere un guanto che ci permette di ricaricare l'arma più velocemente, o perché no, un guanto che ci permette di annullare il rinculo di un'arma. Altro equipaggiamento che ritroviamo in questo Far Cry è il rampino, utile per arrampicarci nei posti segnati dalla resistenza. Dani Rojas inoltre non farà tutto da solo, egli può essere affiancato da diversi amigos, ovvero animali fedeli, che lo aiuteranno a stanare ed eliminare qualsiasi nemico. Ognuno di loro ha le sue abilità,
Guapo, ad esempio, ha una rigenerazione di vita molto alta e non può muoversi furtivamente. Per questo dovremmo lasciarlo nella zona interessata se decidessimo di liberare un avamposto in stealth. Avamposti che, se ripresi in mano dalla resistenza, sbloccheranno il viaggio rapido, che su PlayStation 5 dura dai 2 ai 7 secondi, mentre su PlayStation 4 molto di più. L'attività che amo in Far Cry, e sì, prendetevi anche per noioso, è la pesca. Per questa però non ci sono stati ulteriori cambiamenti, è sempre la stessa, se non che per prendere un'esca adatta al pesce che vogliamo prendere avremo bisogno di una cassetta degli attrezzi. Ultima cosa riguardo al gameplay, il nuoto nel titolo è reso molto bene, come l'acqua d'altronde che è spettacolare, e le ambientazioni subacquee sono veramente ben rese. Il comparto audio eccezionale e rispettabile per come viene gestito dalle accessibilità. Io, ad esempio, ho dovuto abbassare la differenza di volume tra esplosioni e voci dei personaggi. Inoltre l'audio 3D è sviluppato bene e non ha avuto, oppure non le ho trovate io, particolari sbavature. Una cosa notevole sono le musiche, particolarmente azzeccate per i momenti che viviamo nella storia e altrettanto giuste per quando si viaggia in macchina. Le canzoni alla radio si sposano perfettamente con la selvaggia ambientazione di Yara. Piccolo capitolo della recensione è atto alle citazioni continue che ci sono in Far Cry 6. Infatti, oltre a ritrovare la posa di Buzz, di Joseph e Pagan Min nella modalità foto, è presente la traccia classica di Hope Country alla radio, mentre invece vi è addirittura un'intera missione che richiama Far Cry 3. Danny Rojas infatti deve bruciare dei campi di tabacco con un lanciafiamme, proprio come Jason con la marijuana, solo che al posto di Skrillex di sottofondo c'è una versione ispanica di Bella Ciao. Inoltre, quando la missione finisce, Danny se la ride dicendo incendiare roba con un lanciafiamme. Non mi sembra nuovo. Più citazione di così, ragazzi, non vi saprei cosa dire. Le altre, però, in caso acquisterete il titolo, ve le lascerò scoprire a voi. Passiamo all'ultimo punto. L'ultimo segmento di video è dedicato al DualSense. Non credevo che Far Cry potesse sfruttare così bene il controller di Sony. Il DualSense reagisce molto bene con i grilletti adattivi, sia quando guidiamo che quando spariamo. Inoltre, all'estrazione di un'arma, il controller vibra solo verso destra. Simil modo fa per altre mille azioni. Quella che però mi è rimasta impressa è la vibrazione durante il galoppo, in sincronia perfetta con i passi del cavallo, uno dei veicoli del gioco. Ora, prima di chiudere il video, vi lascio alla scheda oggettiva con i pro, a quella con i contro e infine al mio voto soggettivo verso la nuova opera di Ubisoft. Bene ragazzi, questo è ciò che penso. Il voto, ragazzi, ovviamente è una cosa simbolica, perché se per me obiettivamente è un 8, per un altro ragazzo un 7, per un altro un 10, capite che è simbolica e nonostante si tenti ad essere più oggettivi possibili non sarà mai un voto perfetto, non esiste il voto perfetto. Però raga, il gioco è questo, io mi sono divertito tantissimo e mi divertirò ancora tantissimo, soprattutto quando usciranno i DLC che mi permettono di giocare nei panni di Buzz, Pagan Min e Joseph Seed. Tra l'altro io aspetto Buzz con tutto me stesso perché voglio vedere che cosa combinano. Niente ragazzi, spero che il video vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e tirate la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video Plus Ultra.